Oggi abbiamo con noi giovani campioni di nuoto provenienti dall'Emilia-Romagna. Parleremo di come hanno vissuto questo momento di stop nello sport durante l'emergenza. Ciao, come vi chiamate? Marco Orsi. Io sono Costanza Cocconcelli. Mirko. Ilaria Bianchi. Quanti anni avete? 29. 28 anni. 34 tra una settimana. Ho 30 anni. Di dove siete? Bologna. Sono di Bologna. Ferrarese di nascita, bolognese di adozione. Sono nata a Castel San Pietro in provincia di Bologna. Da quanto tempo praticate questo sport? Da ormai 22 anni. Pratico questo sport ormai da 14 anni e a livello agonistico circa da 10 anni. Da sempre. Ho iniziato che avevo 3 anni, i primi tuffi, i primi bagni. Ho iniziato agonismo a 5 anni. Quanti premi avete vinto? Ho vinto più di 30 medaglie internazionali tra europei e mondiali. A livello giovanile, le medaglie ai campionati italiani, alcune medaglie agli europei e una medaglia ai mondiali. Questi sono i risultati più importanti. Ho avuto la fortuna di fare una bella carriera e a titolo personale posso citare 33 titoli italiani, 5 medaglie d'oro europee e qualche finale mondiale e una olimpica. Oddio, premi, medaglie non lo so, non le ho mai contate. Quelle veramente importanti si contano sulle dita di una mano, insomma. Qual è il premio che ritenete più importante? La medaglia di vice campione del mondo nei 50 stile e nei 100 misti. Sicuramente la medaglia d'oro agli europei giovanili sui 50 stile, però a livello di risultato il record italiano nei 100 misti agli europei assoluti di Glasgow questo inverno. È proprio la finale olimpica che ho appena citato, perché a Pechino nel 2008 fu in vasca assieme a Michael Phelps nel momento in cui lui vinse l'ottava medaglia d'oro, quella dei record. Il stato più buono della mia carriera, che è stato il quinto posto alle Olimpiadi di Londra. Da persone sportive, come definireste il periodo che stiamo vivendo? È un periodo molto difficile, soprattutto per lo sport, ma non ho perso le speranze e ho continuato a allenarmi a casa. Ora, fortunatamente, le piscine riapriranno e mi potrò godere la mia acqua florale. Sicuramente un periodo un po' debilitante, perché comunque stare a casa è difficile, però purtroppo questa situazione va oltre. Il nostro sport, bisogna seguire le indicazioni che ci sono state date per far sì che la situazione si risolva in fretta e tornare presto in acqua. Bisogna essere capaci di riciclarsi, di riadattarsi a questi inconvenienti e cercare di perseguire i propri obiettivi attraverso l'allenamento fai da te. Una perdita di tempo fisico, cioè nel senso il tuo allenamento sta perdendo giorni magari importanti, però comunque lo sport è proprio questo, l'allenamento è proprio questo, che con costanza comunque si recupera e ci si arriva dietro in ogni caso, insomma. Avete fatto sport durante il lockdown? Come? Assolutamente sì, mattina e pomeriggio facendo attività a secco, come i rulli in bicicletta oppure dei circuiti tipo Tabata. Allora, il pomeriggio, dopo le lezioni di scuola, sono stata a fare allenamento in videochiamata con delle mie compagne di squadra, facendo circa un'oretta e mezza di palestra tutti i giorni. Ho cercato inizialmente di fare qualcosina in casa come tutti, poi mi sono dedicato invece al far sudare gli altri attraverso un servizio gratuito che avevo messo a disposizione tramite la mia associazione NESC, allenamenti di gruppo in live, tutti, ognuno con la sua webcam. Mi sono allenata in casa con dei video, sentendo comunque la mia personal trainer Barbara che mi segue, che per fortuna dopo il 4 maggio sono già riuscita a vedere, quindi ci stiamo già vedendo in una piccola palestra, quindi riesco a usare anche attrezzi e cose un po' più professionali.
Progetti futuri. Vorrei qualificarmi per la mia terza Olimpiade a Tokyo 2021. Adesso è intanto riprendere ad allenarsi. Nazionale assoluta la prima volta quest'anno. Beh, per il futuro, anche prossimo, perché ho un sacco di appuntamenti, di eventi fissati per quest'estate che spero di poter fare sempre con l'associazione di cui accennavo prima. I progetti futuri, beh, intanto comunque riprendere appunto questo tempo che stiamo perdendo ora, tanto comunque di competizioni per ora non se ne parla. Bene, la nostra intervista è finita, un saluto, grazie mille. Ciao a tutti, grazie mille. Ciao a tutti. Ciao, come ti chiami? Fabrizio Bastelli. Di dove sei? Bologna. A quanti anni hai iniziato a nuotare? Sono i 15 anni. Qual è il tuo ruolo? Io sono un allenatore di nuoto dell'Azzurro 91 e presidente di Bologna e tecnico federale. Da quanto tempo svolgi questa funzione? Circa 25 anni. Quanti atleti hai allenato in questi anni? Oddio, quanti? Parecchi. E soprattutto ho avuto la fortuna di allenarne molti di valore. Da sportivo, come definiresti il periodo che stiamo vivendo? Questo è un periodo ovviamente unico. Questo periodo è un po' una pausa sul programma che stavamo facendo e in più, nello stesso tempo, è una prova che fa parte del programma. Come ti sei allenato o hai allenato nel periodo appena trascorso? Sono dedicato ad allenarmi io. Progetti futuri. Io mi auguro che sia comune anche la capacità di aver colto qualcosa da questa situazione nuova e quindi che ciò che questo virus ci ha un po' insegnato. Bene, grazie mille. Prego, grazie a voi.